Buongiorno a tutti e benvenuti alla mostra collettiva intitolata Viaggiare con la mente. Ci troviamo a Genova presso Palazzo Ducale. Oggi presenterò l'artista Rama Marwan, artista che ha già esposto da noi precedentemente. E qui sono state selezionate due opere attraverso lo schermo digitale. Rama proviene da Dubai e più volte ricorda che Dubai può essere definita come la nuova e futura capitale dell'arte, in quanto è una città che crede molto nel lavoro dell'artista. Rama ha partecipato a numerose mostre, ha sperimentato varie tecniche e si trova molto vicina all'arte astratta e in particolar modo alla tecnica di far, diciamo, scivolare la vernice acrilica sulla tela. Infatti questo versare, questo scivolare è possibile notarlo anche nelle opere che espone, in quanto sono caratterizzate da questo scivolare cromatico caratterizzato da un'armonia e un contrasto di colori. Ciao a tutti, siamo a Palazzo Ducale per la mostra Viaggiare con la mente. Ho deciso di portare queste due opere, con una il titolo Leonardo, in questo caso appunto è una tela 50x70, tratta di una tematica in realtà a me particolarmente cara, quindi ha una sorta di perdita dell'essenza, delle esperienze appunto vissute in passato e che mi hanno portato a riprendere consapevolezza di me stessa tramite degli occhi e degli sguardi che possono in certi casi recare proprio al loro interno delle cicatrici e dei ricordi che per l'appunto possono, nella quale io posso proprio andare a rispecchiarmi. Hello everybody, I'm Valentina Maggiola and we are in the middle of Genoa for the exhibition Viaggiare con la mente or Traveling with the Mind. Here at my back you can see this artist, J Magical Art, Giulietta Diorsalte. She shows three different paintings on the screen. You can see that she likes abstract art and she usually plays with it with different bright colors. Her main technique is action painting but also fluid art, and she likes to play with letting the color move on the canvas once she pours all the colors. You can see that for her, life and art are her freedom, and she wants the observer to think and to develop some kind of interest towards art without strict rules, in order to let the mind also go her own way. Buongiorno a tutti e benvenuti alla mostra collettiva intitolata Viaggiare con la mente. Ci troviamo a Genova presso Palazzo Ducale. Oggi presenterò l'artista Jesús Núñez, che qui ha deciso di esporre un'opera attraverso lo schermo digitale. L'artista proviene dalla Spagna, per cui l'arte è una vera e propria passione e fin da giovane ha deciso di dedicarsi a questa materia, o meglio a questa disciplina. Inizialmente lui è entrato in contatto con la street art e poi ha deciso di portare la sua abilità artistica nell'abilità culinaria. Infatti è riuscito a aprire numerosi ristoranti, di cui uno molto importante a New York, ed è arrivato a definire in cibo una sorta di arte commestibile. Quindi tutta la fantasia, tutte le idee che ha in cucina le ha anche nell'arte. Ciao a tutti, sono Elena e ci troviamo presso Palazzo Ducale per la mostra Viaggiare con la mente. Alle mie spalle trovate un'opera di Christina Maschke, un'artista tedesca che nasce a Riesa, vicino a Dresda, e fin dall'infanzia dipinge con acrilici, colori ad acqua e ad olio, oltre a creare dei collage. Dopo aver lavorato nel design e nella pubblicità per molti anni, Christina ha completato il suo Master of Art ad Amburgo nel 2019. Il suo lavoro si concentra su un esame artistico del ruolo delle donne nel patriarcato, giocando artisticamente in modo astratto. Lavora infatti con la terapia delle arti espressive in una clinica psicosomatica. Ti è piaciuto questo video? Bene, allora iscriviti al nostro canale YouTube, potrai essere informato e vedere tutti i nostri eventi in diretta e tutti i nostri video. Mi raccomando, iscriviti.